Presente il giudice Ferdinando Imposimato stamane all'Aquila ad un convegno su diritto all'informazione e democrazia, un momento di incontro per dibattere sull'importante ruolo di magistrati e giornalisti. Il giudice ha ricordato i suoi trascorsi a Milano, episodi chiave della storia italiana come la strage di Piazza Fontana o la bomba alla Banca dell'Agricoltura. Ha ricordato le parole di Albert Einstein, ancora valide dopo 70 anni sull'informazione. Egli scrisse questa frase che mi ha molto impressionato molti anni fa: i mezzi di comunicazione di massa, la stampa e la radio, perché all'epoca in cui scriveva non c'era la televisione per sua fortuna, hanno portato all'asservimento di corpi e anime ad un'autorità strategica mondiale, e in ciò sta la principale fonte di pericolo per l'umanità. Le moderne democrazie che nascondono, mascherano regimi tirannici, utilizzano i mezzi di comunicazione come strumenti di disinformazione, di stravolgimento delle coscienze degli uomini per alimentare la paura di massa in funzione delle guerre preventive. Questa cosa detta 70 anni fa è un'affermazione che sembra forte, ma stando a quello che è accaduto dopo, questa affermazione per quanto riguarda le varie guerre che ci sono state e i vari eventi che si sono verificati in Italia in questi ultimi anni, sono affermazioni che non sono dette da un anarchico, ma da una persona che viveva negli Stati Uniti a Princeton. Si è parlato del ruolo del giornalismo, quello investigativo forse è rimasto l'unico possibile, e dei mezzi di informazione tradizionale che oggi cedono sempre più il passo all'informazione su internet, spesso però più rischiosa. Si confonde troppo spesso infatti l'informazione con la comunicazione. Il rapporto tra magistrato e giornalista è necessario, ma l'informazione, ha ricordato il procuratore Fausto Cardella, deve essere sempre asettica, senza fronzoli.